oggi, giornata di divertimento e vendemmia presso l'azienda agricola Contesa. Alle mie spalle vedete i grandi protagonisti di questo evento, i bambini che sono impegnati nella pigiatura dell'uva proprio come si usava diverso tempo fa. Altri ospiti con noi? Bambini, altre bambine. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci divertiamo più dei bambini. Capito, sì. Questa natura spettacolare è bellissima. Come sta procedendo la giornata? Meravigliosamente bene. Avete raccolto molta uva? 7. Ho fatto due cascate. Cara! Sempre! Rocco Pasetti dell'azienda agricola Contesa. Oggi una grande festa, una grande giornata alla scoperta del lavoro dietro a tutti i vostri vini. È una giornata dedicata così, diciamo, alla formazione, anche se può essere una parola grande. È una giornata dedicata ai vendemmiatori, ma ai vendemmiatori del futuro, ai bambini. Il motivo è quello di informare i bambini di cosa la natura può fare, di cosa trovano in campagna, in particolare quando vanno in un'azienda vitivinicola come è qui da Contesa. Quindi questi bambini oggi hanno avuto a disposizione l'azienda, hanno avuto a disposizione le vigne, i filari, le uve, il contatto con la terra e poi hanno fatto le operazioni normali che da millenni vengono compiuti, cioè quello della raccolta dell'uva, il gesto della raccolta, l'attenzione con cui si raccoglie l'uva, il passaggio dell'uva alla pigiatura, quindi l'esecuzione della pigiatura con i piedi come si faceva anticamente, la raccolta del mosto per essere fermentato e poi addirittura per un procedimento che storicamente si fa in Abruzzo, che è quella della cottura del mosto per fare il mosto cotto e il vino cotto. Pensate che il vino cotto è un segno distintivo e qualificativo delle famiglie nobiliari abruzzesi. Anticamente i genitori, i nonni delle famiglie benestanti usavano produrre del vino cotto in occasione della nascita del figlio maschio. Questo vino cotto veniva lasciato poi per anni, per decenni, fino al compimento del 18° anno di età del ragazzo o addirittura in occasione del ritorno da una guerra o in occasione di un evento, di una laurea, in occasione di un matrimonio. In quel caso si andava a riprendere il mosto cotto prodotto dal nonno come simbolo di unione e di continuità della famiglia, delle usanze e dell'uso di questi prodotti. Tutte queste cose in maniera semplice oggi viene spiegato ai bambini che con questi gesti e piccole notizie si incuriosiscono a questo aspetto meraviglioso della nostra agricoltura. Quest'anno abbiamo voluto abbinare all'aspetto pratico e tecnico anche quello un po' culturale. Abbiamo una specie di laboratorio dove i bambini sono seguiti a disegnare i momenti della raccolta, i grappoli dell'uva con tecniche molto particolari e vedo che c'è un grande interesse, quindi questo elemento di curiosità ritengo che sia molto formativo e importante, al di là di quello che può essere per il futuro per loro un interesse al consumo del vino. Consumo del vino inteso come consumo di una bevanda che rappresenta da millenni l'uomo, un prodotto salutare, un prodotto che va consumato con moderazione e attenzione, un prodotto che identifica territori, uomini e storie di uomini.
E adesso andiamo a conoscere i bambini di questa nuova raccolta. Ragazzi, vi state divertendo? Sì, sì, io voglio continuare a tagliare. Com'è questa nuova uva secondo te? Buona. Io ho mangiato quella di giù un po'. Ti piace raccogliere l'uva? Sì. La vorresti provare dopo? Come sta andando questa raccolta? Bene. Ti stai divertendo? Sì. E adesso con noi Giovanni a questa nuova raccolta. Giovanni, com'è secondo te quest'uva? Buonissima. Non è ancora vino, però è già invitante. Sì, ma lo sarà fra poco. Com'è quest'uva? Buona, buona e bella. È faticoso? No, è una giornata piacevole. Ma che cosa state facendo? Stiamo pigiando. Per fare che cosa? Il vino. Sono Ugo Pasetti e oggi ci troviamo a Colle Corvino nell'azienda agricola Contesa in compagnia dell'ambasciatrice dell'Esodo. Volevo chiedere alla signora Ilaria cosa la porta qui in Abruzzo. What it brings you here in Abruzzo? Well, first of all I'm very happy to be here. Ci diceva che è venuta qui appunto per vedere, siccome il territorio abruzzese è molto simile a quello che hanno in Esoto, e voleva appunto riuscire a capire se anche in Esoto c'era la possibilità di poter portare la vigna, insomma di poter far crescere dell'uva, insomma iniziare a produrre vino. Come le è sembrato il vino dell'azienda agricola Contesa? How do you like Contesa's wine? I have been in Italy for 3 years and I have been lucky to taste quite a few brands. Ci diceva che appunto il Montepulciano è stato uno dei primi vitigni che è venuto a conoscenza qui in Italia. Lei è da 3 anni che vive qui in Italia e appunto il Montepulciano è uno dei vitigni a cui insomma è più legata, si sente più legata e anche le piacciono di più. So Contesa is on a league of its own. It's remarkable. Perché è importante partecipare a eventi di questo tipo? Perché oggi credo sia troppa la distanza delle nuove generazioni da quella che è la realtà. Troppi tecnicismi ormai sono presi loro da bambini, da tante altre cose molto più semplici, più appetibili e non hanno cognizione della semplicità delle cose, del percorso che la natura fa,
dei gesti che in natura sono ripetitivi e non possono cambiare. Questo appartiene alla formazione reale, all'unione dell'essere umano con la natura, con la terra e con tutto ciò che ci circonda. Lo scopo fondamentale è quello di avvicinare sempre di più questi bambini, queste nuove generazioni a quelle che sono poi il futuro, le opportunità, anche in mondi diversi, in situazioni diverse, ma avere incamerato alcuni concetti semplici, il senso di libertà, di aria aperta, di convivialità condivisa, di conoscenza di persone, di storie, credo che sia molto formativo. Ecco perché è importante che ci siano questi momenti di congiungimento tra la realtà rurale e quella che è la vita oggi dei nostri ragazzi. Un'ultima domanda per concludere: perché il vino è un'esperienza di vita e non una scienza esatta? È un'esperienza di vita perché è un'esperienza che, per quanto mi riguarda, che ormai dura da circa 45 anni, sono 45 le vendemmie che io ho fatto, e ogni anno c'è una nuova esperienza. Ogni anno c'è una nuova esperienza con gli uomini che producono e lavorano la terra. C'è una nuova esperienza nel trattare le uve, nel conservarle, nel curarle. C'è una nuova esperienza poi nel vinificare, nell'ottenere il vino. Ci sono occasioni, ma soprattutto curiosità, ma anche eventi che sono non riproducibili, che ogni anno sono diverse, che portano alla produzione un prodotto che si chiama sempre vino, ma che ogni anno ha la sua caratteristica. E quindi cosa dire? Non può essere un elemento di matematica o di scienza. È una regola di vita, è una regola che in natura appartiene alla continuità delle cose che si fanno e alla tutela di questo ambiente, perché conoscere poi il prodotto finale per farlo apprezzare significa anche curare nella maniera giusta i nostri vigneti, le nostre campagne, in maniera biologica, in maniera integrata, un maggiore controllo nell'uso degli antiparassitari, un maggiore rispetto per tutti gli insetti, per tutti gli animali che poi vivono in campagna e che fanno parte di un ecosistema che va tutelato. E bisogna entrare in questo concetto dove ci si sente proprio partecipi, attori, ma non predominanti. Si diventa predominanti quando si vuole insistere nel modificare la natura come pensa l'uomo. Questo non è possibile, la natura va rispettata, e quindi ogni anno nuove esperienze per far sì che si rispetti la natura, per avere il rispetto poi dell'uomo.